vissuto per un breve periodo con un altro contesto, con un facoltato, e quindi noi diciamo, stiamo vivendo ancora adesso quel momento di un periodo storico con la compresenza oggi di Benedetto XVI e Papa Francesco. Chiaramente diciamo, tutto questo in momenti e in epoche storiche completamente diverse e con personaggi completamente diversi. Naturalmente tutto questo è in contesti storici completamente diversi, perché appunto stiamo parlando del 1394-96 e siamo invece oggi appunto nel 2014. L'anno scorso sono stati festeggiati 700 anni della canonizzazione di Celestino V e tante manifestazioni, e tra l'altro in questa occasione si è rinnovata la sala di Celestino V, per cui sono stati rinnovati i paramenti, sono state messe anche le babbucce in Prada, probabilmente se è vero si rivolgerà ancora nella sua tomba, e gli è stato rifatto anche il calco, perché aveva un calco di cera, è stato fatto un calco d'argento con la sua effigie, perché quella che aveva prima non era più il suo volto, ma era il volto di un altro cardinale. Personaggio appunto che rimane ancora scomodo per la Chiesa, in quanto è stato il primo pontefice del rifiuto, rifiuto apologico, di un rifiuto come i due suoi predecessori per motivi di salute o perché costretti. No, ha fatto la sua scelta, perché nel momento in cui si è reso conto di essere un burattino nelle mani dei cardinali, in particolar modo di Caetano e di Carlo II d'Anjou, perché praticamente lui da Lambra è stato portato e trasferito a Napoli, viveva lì alla corte di Carlo II d'Anjou, che tra l'altro gli impose di nominare nuovi cardinali e gli impose tutti i francesi. Capito il gioco che si stava giocando alle sue spalle e sulla sua figura, preferì appunto rinunciare e tornare a fare il semplice monaco, quindi un uomo di alta fortuna morale, cioè indiscutibile questa cosa. Ma soprattutto anche il fondatore di un ordine, quello dei Celestini, scomodo allora e scomodo ancora oggi. Lui era un benedettino inizialmente, che poi appunto crea l'ordine dei Celestini, che era quindi un ramo dei benedettini, ma se poi andate a guardare l'albero genealogico dei benedettini, l'ordine dei Celestini non lo trovate, perché era appunto, portava avanti un discorso di contrapposizione con quello che è ancora oggi il discorso della Chiesa, per cui loro fra l'altro portavano avanti sempre un discorso di rinnovamento, rinascita spirituale della Chiesa chiaramente, ma soprattutto loro
località di Celestini, nel Casertano, penso che sia la Viscaina, dove ci sono questi 11 monaci celestini, così come all'Aquila si è ricostituita nel 2009 un piccolo gruppo di benedettini. Mentre quella che è la sezione femminile delle suore celestine è un ordine questo che non è mai scomparso e all'Aquila ce ne sono ancora 5, perché dobbiamo dire che quest'ordine in Italia scompare definitivamente nel 1810, perché dopo la legge napoleonica della soppressione dei gruppi conventuali furono costretti ad abbandonare questa struttura, questo impasto per tutti, soprattutto per quegli ordini monastici, e l'ordine praticamente in Italia nel 1810 scompare definitivamente e forte documentazione sinceramente non c'è. Qui erano 60.000 volumi raccolti nella biblioteca, una parte i monaci la portarono con loro, tutto il resto fu portato via nel 1845, ma molto nel frattempo era stato distrutto, l'avevano sciolto per farci anche le cantine, e a quel tempo fu distribuito tutto questo materiale tra Monte Cassino e L'Aquila. Adesso invece delle testimonianze sono rimaste a Monte Cassino, ma tutto, io penso, la parte importante dell'arte si trova nella biblioteca vaticana. Chi può, certo, no, chi può, no. E noi siamo all'interno appunto del salone principale, siamo all'interno di quella che un tempo era la zona nobile del convento. Parliamo appunto di una struttura che i cui lavori iniziano nel 1240, ma diciamo l'ampliamento e l'abbellimento si apre nel 5 e 600, anche se tutto quello che noi oggi vediamo è una ricostruzione settecentesca, perché fu una del 1706 si è colpita da un forte terremoto, per cui tutto cade e tutto è stato ricostruito. E questa struttura appunto fino al 1810 è la casa dei monaci, successivamente fu adibita la Rinusi, ma l'uso diciamo prolungato è stato quello di casa penale, dal 1870 al 1993, quindi per 120 anni ci stava una casa penale. Non vi dovete meravigliare perché praticamente dopo la legge napoleonica del 1806 tutte le strutture conventuali sono state destinate a questo uso, perché appunto c'erano i brigati che dovevano essere messi dentro e le uniche strutture pronte erano proprio appunto i conventi. La struttura è stata quindi poi nel 1998 affidata al Ministero dei Beni Culturali, tra il 2000 e il 2016 sono stati i lavori di restauro, grazie ai proventi del gioco dell'otto, quindi grazie agli italiani, non certo allo Stato, e fra il 2000 e il 2007 questi lavori, ma vi assicuro che hanno occupato una minima parte di questo intero complesso che è grandissimo, e oggi ospitano il complesso ospita i nostri uffici, gli uffici del Parco Mandella. Parliamo di una struttura di 16.600 metri quadri, questa era la residenza dell'abate, quindi questa struttura, io dico, era per i Celestini quello che è la città del Vaticano per lo Stato, perché qui partiva tutto e qui tutto ritornava e tutto passava. Se voi pensate che quest'ordine si espanse non soltanto in Italia, ma anche in Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Cecoslovacchia, Svizzera, Olanda e Inghilterra, pensate quindi che ordine importante che è stato, con i suoi pregi e i suoi difetti. Fino, possiamo dire che intorno al 400 quest'ordine ha mantenuto le direttive di Fra Pietro, dopodiché qualcosa si è cominciato a perdere. E il maggiore, diciamo, decadimento dell'ordine, dell'ordine nel senso anche dei principi dell'ordine, cioè se tipo ordine io lo metto in termini nel senso, si ebbe soprattutto nel XVIII secolo, quindi nel Settecento. E infatti c'è questo documento nel quale si riporta una festa proprio, di Donnine e altro all'interno appunto dell'abbazia, ma cosa questa che si è ripetuta poi successivamente quando qui c'era il carcere, perché negli anni 70
possibilità di entrare nella zona del Parco Maiella, quindi in un certo senso la visitiamo quasi tutta, e quindi c'è la possibilità di vedere gli altri due cortili che sono i cortili dell'impianto originale, quindi parliamo di cortili del 1240, quindi della prima costruzione. Vedremo dall'alto il cortile dei nobili e visiteremo anche quella che un tempo era la farmacia. Sono rimaste di quello che un tempo era all'interno della struttura, perché nel periodo di vuoto tra il 93 e il 2000 chi sapeva ha portato fuori molte 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 cose. Troveremo anche una campana che è stata calata dal campanile con il terremoto dell'84, ce n'erano due, quella buona è stata anche quella catturata. Tra l'altro sono due campane, erano due campane forgiate qui nella fonderia di ci hanno lasciato quella ruota, quella buona se la sono portata perché era più piccola, quindi era più facile se la portare via. E dunque adesso io vi parlo, così voi scorrete le immagini sui pannelli, troverete un affresco che risale a 1313, perché il nostro San Pietro Celestino viene raffigurato con l'aureola e con la palma simbolo del martirio. Ecco perché diciamo che è stato realizzato dopo la sua canonizzazione, che è avvenuta il 5 maggio del 1313. Una canonizzazione anche molto veloce, perché appunto il personaggio doveva essere messo a tacere. Molti, come avete sentito anche dal video che avete visto, mettono in dubbio che sia lui. E invece è lui. E lui lo mettono in discussione perché lui è ritratto con un saio e non con l'abito la tunica bianca con la sola raccolta nera, ma praticamente l'ordine prese nome dei Celestini soltanto nel 1338, quando praticamente fra Pietro non c'era più da tanto tempo. Quindi quel saio era il saio del suo ordine, che fino alla data del 1338 veniva invece definito l'ordine dei frati del Burrone, ordine dei frati di Fra Pietro, ordine dei frati del Santo Spirito. Con il saio, con l'aureola, con la palma, simbolo del martirio, e il vescovo non mi ha accettata come martirizzato, ma dimostriamolo, e soprattutto viene rappresentato con alle spalle quella che è su questo manto, quella che è l'effigie della facciata della Basilica di Collimato all'Aquila, quindi non può non essere. Viene raffigurato nel momento in cui dà la regola e forse, molto probabilmente, a questo piccolo gruppo di fuoriusciti francescani che, non ritrovandosi nella regola di Francesco, proprio poco prima della sua nomina al pontificato, chiesero di essere accolti nel suo ordine, nell'ordine appunto che fu detto poi dei Celestini. Anche perché questa famosa storia del foro, sulla quale tanto si discute e che gli ultimi praticamente osservatori della sua salma hanno ritrovato tutti i rappresentanti della Chiesa, hanno detto che è stato fatto postumo,
secondo cortile più grande, chiaramente ricostruito dopo il 1700, il terremoto del 1706, che conserva ancora questo colore rosso che prima era presente anche nella nelle parti laterali alla facciata della chiesa, nel cortile dei Platani. Questo era lo spazio dove i monaci passeggiavano e pregavano, ma poi successivamente divenne lo spazio dove i detenuti prendevano l'aria, prendevano il sole, giocavano a pallone, come testimoniano le pallonate che sono lungo i monti, ma regolavano anche i loro conti. Sui muri, oltre alle pallonate, a quei fori che voi vedete, che sono le iniezioni di cemento che sono state fatte per il sostentamento della struttura, sono presenti le testimonianze che ci hanno lasciato i detenuti, e ce ne sono tante di tutti i generi. Stiamo parlando appunto di un carcere dove c'erano anche quelli del 41 bis, quindi è stato un carcere appunto pesante, duro, dove sono passati i grandi personaggi non solo della storia ma anche dell'andrangheta e di tutto quello che ne consegue, Sacra Corona e tutto il resto, che adesso praticamente si sono trasferiti nel nuovo carcere che hanno costruito e che fra l'altro vorrebbero abbandonare per ritornare in questo, perché chiaramente qui quando uscivano avevano qualcosa di bello da vedere, lì invece sono chiusi soltanto nel loro cemento, la montagna non la vedono più. Qui vedevano la montagna, vedevano l'eremo di Sant'Onofrio, che se ci si appoggia alla parete si vede. Qui in cima, questo che praticamente è il Monte Morrone, c'è un'altra piccola chiesetta che da qui non si vede, che invece è intitolata proprio San Pietro. Questa scalinata di Aria presenta la parte inferiore due stelle. Questa scalinata è un altro dei due gioielli all'interno della nostra struttura ed è all'interno della pietra della nostra montagna, come tutto ciò che all'interno viene dalla pietra bianca che è diversa dalla pietra che è stata usata e la facciata di lei. Uno stemma codicio e lo stemma dell'ordine dei Celestini. Lo stemma codicio viene erroneamente Celestino, ma non è lo stemma di Celestino, perché Celestino non aveva diciamo il tempo di essere questo stemma, ma soprattutto storicamente il primo conte che ci visitava lo stemma è stato proprio il successore di Cacciantaro, quindi questo non è lo stemma di Celestino. Molto probabilmente è lo stemma del De Longhi, che era questo diavolo del vescovo che faceva parte di una famiglia di Brescia, che praticamente si trovò ad accudire la santa di Celestino dopo la sua morte, perché dopo la morte appunto Celestino fu trasferito a Ferentino e lì ci fu la prima popolazione. E siccome appunto questo Delonghi ha avuto questo compito da camminare ai campi, e lui ha posto poi su questa tomba lo stemma della sua famiglia, quindi questo erroneamente questo sia lo stemma di Celestino, ma assolutamente non lo è. Anche perché fra l'altro la chiave, come corone, ci fa anche vedere quanto falso storico, perché al tempo di Celestino, quindi dopo la sua morte, la corona che lui dovrebbe presentare con la sua chiave deve essere una, non è. Mentre dall'altra parte abbiamo lo stemma dell'ordine dei Celestini, anche se questo è uno stemma revisionato, molto probabilmente nel 600, perché il primo stemma dell'ordine è quello sul campanile, la croce con la S del Santo Spirito, a cui è intitolata la chiesa che è qui all'interno della struttura. Mentre se voi ben guardate, alla S è stata sostituita la figura del serpente e fra l'altro lateralmente presenta i due gigli, che sono i due gigli francesi degli Artois. Gli Artois che praticamente erano gli Annoini. Noi facevamo parte del Regno di Napoli e quindi eravamo sotto la sua giurisdizione. A proposito del leone, forse probabilmente potrebbe essere anche forse lo stemma della famiglia della mamma di Fra Pietro, che era Maria Leone, le cui origini però forse sono casertane, perché si discute ancora se sia nato in provincia appunto, nel Molise o nel Casertano. Forse il leone è riferito appunto a Maria Leone, che era la mamma di Celestino, e poi viene fuori tutto un altro discorso che probabilmente Celestino non era diciamo figlio di questa famiglia di poveri contadini, ma probabilmente doveva essere una famiglia abbastanza.
cui il legname che bruciava per scaldarsi e le colle che scioglievano per realizzare mobili e questi dipinti murali monocromatici e gli stucchi realizzati fra il 1717 e il 1719. E legati in fondo noi abbiamo appunto l'ultima cena, e se voi guardate alla destra della figura di Cristo c'è questa figura di Benvenuto.